Alessandro, fantastico! È da tanto che non ci vediamo, è più di un anno solamente su internet ci potevamo vedere. La domanda rapida: Fantastico. Sì. quali sono le soluzioni adesso che dobbiamo fare? Le soluzioni che dobbiamo fare adesso è prendere in mano la nostra consapevolezza ed essere veramente uniti e non distratti. Perché parlo di distrazione? Perché adesso, da quando finiremo di essere fermi e quindi iniziamo a muoverci, questo muoverci ci può riportare a un condizionamento delle regole. Quindi noi rientriamo nei nostri saloni, nel nostro bioritmo, accettando, come dicevo io stamattina in Facebook, e quindi entrando dentro a, chiamiamola la metamorfosi che vuole il potere, no? Che vuole questa politica. Allora, unendoci, uniamo ovviamente non delle situazioni soltanto di cuore, ma le nostre competenze, tutto quello che può essere il viaggio di ogni singola persona, perché io sfido che ogni singola persona ha da raccontare delle grandi esperienze di vita. In questa esperienza di vita, ovviamente, poi c'è chi può avere una forte, forte astrazione culturale che può aiutare la persona accanto. Oggi, questa politica non sta portando più nulla. E quindi che cosa dobbiamo fare? Grazie alla conoscenza, noi dobbiamo ovviamente andare. La parola contro è una parola d'urto, quindi non va bene, però dobbiamo farci sentire in sedi opportune dove effettivamente la nostra preparazione professionale e quindi anche culturale nei vari settori possa essere rivista, considerata, messa su un piatto della bilancia che non è questo. Quindi noi oggi potremmo parlare sia a livello mondiale come esempi, ma ovviamente dobbiamo partire sempre dalla nostra nazione, dalla nostra terra, perché? Perché quello che ci preme a noi è avere una terra franca, avere una terra che possa essere veramente difesa con estrema logica per non essere strumentalizzati, vessati e poter diventare, diciamo, una nazione che andrà a perdere la natalità, quindi che andrà a perdere gli italiani. Quindi è vero che il mondo è veloce, è vero che tutte le nazioni le possiamo incontrare in vari paesi nel mondo, ma la verità, però, la radice fondamentale è che ogni nazione deve produrre ricchezza, natalità e indipendenza. Perché? Perché ci sono dei sistemi politici che hanno costruito una dipendenza e questa dipendenza ha abbracciato tutte le classi sociali ormai, tutte le culture. Quindi tu vedi oggi che l'avvocato subisce, vedi che il magistrato subisce da un magistrato corrotto, vedi che quello che può essere anche la politica fuori palazzo è forse grandi progetti e grandi aspirazioni, nel momento che entra nel palazzo si distorce, si inquina, entra in un sistema che fondamentalmente è aberrante e quindi se oggi non c'è la rivoluzione dei diritti umani e quindi la massima espressione di cuore, perché se no noi viviamo una finta felicità, viviamo una felicità a metà e quindi questo non è un parlare diciamo da pessimista, è consapevolezza di vivere se stiamo facendo un viaggio nella giungla, nel deserto o nelle paludi più pericolose. È questo che oggi serve, perché? Perché fondamentalmente, caro Francesco, quello che si è perso, ma si è perso proprio, non c'è più, è la cognizione politica nel rispetto invece della persona, sia singolo individuo che azienda e quindi impresa,
si è perso nei valori, nei punti cardine. Quindi siamo dentro a un continuo labirinto di interessi che vanno a risucchiare il miglior valore che può essere espresso dentro al nostro paese. E questo è grave, certo. Perché c'è la perdita di identità e quindi c'è una situazione dove oggi, ripeto, oggi io che cosa sento e che cosa, non è che lo sento perché sono uno che vive di sensazioni, no, lo sento perché vivo la realtà, quindi il coraggio di non dire, e quindi non manca il coraggio. Siamo qui apposta, tanto non cambieremo mai. Siamo proprio qui apposta per parlare di quello che sei. Io sto cercando, sono una persona che, tu lo sai, ha vissuto sempre tante platee, no? Certo. Poi ho fatto delle scelte e dei miei pensieri che mi hanno maturato ovviamente in maniera diversa, nel senso che quando vivi delle esperienze singolari, no, tu ti puoi elogiare, no, e vivi nel tuo momento storico della tua vita, no, e quindi lì diventi papa e re, no? Poi fondamentalmente però il tempo si allontana da questi eventi, da queste storie che tu vivi, e piano piano, no, tu ti rendi conto che la vita è più importante sotto altri aspetti. E quindi la vita è importante nella socializzazione, nel trasmettere ad altre persone anche la tua felicità che hai vissuto, per trasmettere felicità, e loro possono apprendere dalla tua esperienza. Ti ho perso un pochino adesso, vediamo un po'. E quindi possono riuscire a toccare anche loro. Noi lo perderemo nell'età e nel tempo, che fondamentalmente poi il tempo non dico che cancella, però ti fa dimenticare tanta ricchezza della vita, tanta ricchezza del mondo. Certo. Quindi il mio parlare è, e lo dovrebbero fare tanti colleghi importanti, perché io conosco la storia di tanti colleghi, no? Ma sì, nessuno poi effettivamente dice quello che dovrebbe, forse per non approssimazione, ma perché tanti non credono alla politica, non credono che la politica possa aiutarli, e quindi fanno come i griceti, no? Entrano dentro una ruota e vengono strumentalizzati costantemente da tutto quello che è. Poi invece la ricchezza che poteva avere Facebook, la ricchezza che poteva avere la comunicazione ad ampio raggio d'azione, no? E invece la comunicazione ci ha strumentalizzato sotto certi aspetti, perché ha indottrinato le menti, anche le migliori, a cadere dentro agli slogan. Quindi va tutto bene, e tutti quanti fanno il trenino, va tutto bene. Quello ci ha aiutato, allora, per darci coraggio, più che altro. Sì, no, guarda, io dico che invece no, ci ha aiutato a darci coraggio, ci ha aiutato a farci vedere, vedere, perché io se prendo mio figlio, no, e lo porto a fare una puntura che potrebbe essere piena di metalli, piena di virus, piena di estrapolazioni che geneticamente possono alterare il DNA di mio figlio, io non ce lo porto. Io faccio una guerra, faccio una rivoluzione. Stiamo sposando la stessa filosofia. Io quello che mi stupisce è che oggi la miglior cultura viene sfruttata dalla sede di potere, e quindi la cultura migliore accetta questa dittatura, questa è la dittatura, no? Hai visto quando che tante volte allora, si parla di quello della che dittatura. Vorrei soluzioni. Allora, noi siamo dei banchieri, ascolta, noi siamo dei banchieri, allora, sì, che influenziamo, sì, tutte le mamme del mondo, tutte le mamme del certo mondo, o mogli del mondo, che interagiscono con
mariti che possono essere politici, eccetera. Allora, bravo, bravo. Ok, quello che allora ci compete come bellezza e come parrucchieri. Fantastico. Allora parliamo di questo. Adesso io comunico, adesso io a te, proprio perché sei una persona che hai abbracciato anche tu, no? Un modo di fare e di interpretare dentro i canali di Facebook e di Instagram. Io ti dico quello che si deve fare e questo che debba diventare lo scudo e la spada. Bene. Il nostro settore deve essere rivoluzionato completamente, e per rivoluzionarlo non serve andare a scuola di extension o a scuola di taglio, ma deve essere rivoluzionato sotto il profilo industriale, economico delle nostre aziende. Perché parlo di economia aziendale? Perché noi rispetto ad altri paesi siamo messi malissimo nei regolamenti giuridici, burocratici, fiscali, e quindi noi lavoriamo nella distorsione di un peso fiscale eccessivo. Ma va ti faccio esempio tutto, va riscritto tutto quanto, ma dobbiamo andare a prendere gli organi di competenza, dove dobbiamo dimostrare, prima di vincere dobbiamo dimostrare a loro che noi sappiamo fare impresa, sappiamo gestire le nostre aziende, ma non devono essere distorte. Quindi, a prescindere che, ti faccio degli esempi. Vai. Londra, che è 6 volte Roma, ha il 67% in meno di punti vendita. Con questo non è vero che i parrucchieri sono meno a Londra, ma sono diversamente distribuiti, perché grazie a dei contratti che ci sono in tutto il mondo, quindi non solo a Londra, e questi contratti sono con provvigioni, con affitti poltrona, le aziende cosa ricevono? Ricevono vari professionisti all'interno del loro, diciamo, scatola vuota, dove il libero professionista può operare con ovviamente riservatezza professionale di se lavorano presso un brand o se lavorano presso un'azienda che li riceve, dentro a un format ben preciso, dove nessuno viene strumentalizzato da nulla. C'è meritocrazia, quello che in Italia manca. La meritocrazia è l'energia, il carburante di qualsiasi industria, di qualsiasi azienda, dalla piccola, la media, l'enorme. Potrebbe nascere un'espansione con dei protocolli diversi nel nostro settore, dove tutti i parrucchieri, sia che hanno oggi un piccolo negozio, sia grandi strutture, non fallire. Ovviamente ci deve essere un progetto diverso che si legherebbe, e io ce l'ho, che si legherebbe verso l'interesse ad esempio dei sindacati. I sindacati strumentalizzano e non hanno strategie per poter bilanciare quello che può essere dall'incremento INPS, che è un buco nero, a quello che può essere il punto di valore che una persona può sviluppare nella sua produzione. La produzione che cos'è? Immagina che un elemento che lavora nel tuo salone può produrre una media di 4.000 euro mese, 6.000 euro mese, 12.000 euro mese. Ecco, questo è, diciamo, la produzione che una persona può fare all'interno di un'azienda. Questa produzione deve essere ovviamente riportata nella logica della matematica, perché se no altrimenti ci sarà un contratto errato, un contratto dove l'azienda che lo gestisce si trova già vessata dallo Stato per quello che può costare nell'equilibrio tra il costo che deve gestire l'azienda nei confronti della persona che lavora
e quindi che deve vivere dignitosamente, e del peso di quella persona, perché una parte va allo Stato, ma in maniera compromettente. Quindi nasce uno squilibrio della gestione dei numeri, e quindi tu ti ritrovi a fare una iperproduzione senza avere effettivamente una logica di fare azienda, di fare impresa. Lo squilibrio già c'è quando parlo del corona, lo quando parlo, certo, ma vedi che c'è. Allora, proprio perché noi dobbiamo essere propositivi, il Covid-19 dalla tanta diciamo aberrazione che sta portando e ci sta denunciando, ci ha potuto far riflettere su tutte le tematiche che già subivamo nel nostro paese, nel nostro territorio. Quindi oggi ci deve permettere il Covid-19 di alzarci da questa poltrona e di dire: dobbiamo andare a cercare gli organi di competenza. Perché? Perché noi, grazie alla preparazione che abbiamo, e siamo oggi delle persone che non accettiamo più di vivere un compromesso, ma vogliamo entrare in una rivoluzione meritocratica, vada bene, dove effettivamente poi ne potrebbe beneficiare qualsiasi organo di competenza, compreso il governo, compreso lo Stato. Ma il governo non deve essere un usurpatore, e non si devono permettere di dire di dare lo slogan per mesi e mesi e mesi: evasori e furbetti, evasori e furbetti, evasori e furbetti. Perché? Perché allora io dall'altra parte, io come tutte le aziende italiane, dovremmo dire: Stato ladro, Stato che va proprio destrutturare quello che è il principio di impresa. Guarda, a me mi viene ok, fermati. certo, fermati. Poi, il discorso nel nostro settore, l'IVA è scorretta. Perché? Perché l'IVA è un'altra croce, sia per tutte le aziende, ma per il nostro settore è un profilo irriverente. Perché ti dico questo? Perché un conto è avere l'IVA al 22% dei prodotti che tu compri e porti al negozio. Sì. Poi ci avrai un ricarico, dove effettivamente quel ricarico, che può essere 1,50 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro, no? Sulla rivendita, ed è giusto che tu paghi anche il 22%, ma il 22% sulla mano d'opera, sulla manifattura, è incosciente, è irriverente, è inaccettabile. Quindi questa è una dittatura. La mano d'opera è qualcosa di prezioso. Perché? Perché uno, lo Stato dovrebbe difendere chi lavora con le mani e chi ha questa facoltà di produrre, creare e sviluppare con le mani. Le mani sono un bene prezioso. Tutti i parrucchieri dovrebbero essere messi con una stima diversa, come i parrucchieri, ma come gli agricoltori, Perché? Perché quando che tu fai la semina e quando che tu lavori per creare poi il benessere, la bellezza di una nazione, questo è un valore aggiunto. Quindi Sando, un aneddoto. Nel Medioevo, un cliente di un parrucchiere, se voleva andarsi a fare i capelli da un'altra parte, aveva bisogno dell'autocertificazione del parrucchiere precedente, che scriveva che la persona stava in buona salute. Allora, questo, al di fuori di tutti questi schemi politici, poi è la praticità, il 18 speriamo di riniziare, basta che l'epidemia dopo 15 giorni che ha allentato, ci sarà un aumento nuovamente, perché c'è anche il pericolo che apriamo ma richiudiamo subito, c'è anche questo. Sì, sì, però vedi che c'è i pericoli sono ben altri, Francesco, nel senso che ti spiego. Noi abbiamo un'età che abbiamo superato il nostro mezzo secolo, no? Yes. E eravamo bimbi però quando l'Africa si moriva di fame, quando l'Africa era deturpata da tante cose. E oggi l'Africa vive nello stesso problema,
Perché? Non se ne parla, non se ne parla nel dettaglio. Perché non se ne parla, però l'Africa è la terra più strumentalizzata da tutte le compagnie più potenti al mondo e quindi viene risucchiata per il suo grande valore, perché l'Africa è la terra più ricca al mondo in assoluto per tutto quello che ha come terra, però viene strumentalizzata. Allora, noi cittadini del mondo, di questo mondo, dobbiamo oggi tirare fuori e sfruttare la nostra cultura, sfruttare al meglio la nostra cultura. Ritornando all'IVA, caro Francesco, l'IVA dovrebbe essere a un 10% sulla manodopera, quindi dovrebbe essere ricalcolata, dovrebbe essere riproporzionata. Se tu vai in America, negli Stati Uniti, quando che vai a comprare il jeans o quando vai a fare un servizio, ti mettono più tax. Quella tassa viene pagata dal cliente che acquista. E quel cliente che acquista quella tassa se la può scaricare dalla sua denuncia di redditi. Certo. Noi invece parrucchieri siamo stati ignoranti nella nostra crescita economica e non abbiamo mai fatto uno scudo di difesa per le nostre aziende. Quindi non c'è stato mai nessuno che ci ha preso in considerazione, dove doveva dire: È proprio questo, come ti ragazzi, dicevo, visto che voi pensiete, fammi finire, Francesco, visto che voi poc'anzi. siete Dicevo poc'anzi, allora mancano i leader, trovare mancano i leader. trovare. Ok, allora, per Ok, diventare leader in ok. questo settore, parrucchieria, quanti anni c'hai? Quanto ti manca ancora per lavorare nella parrucchieria? O diventi un guru per migliorare questo settore che sta allo sfacello, nel senso, non c'ha più matematica dentro. Allora, qui ci vogliono le persone, Assolutissimamente no. nei gruppi che io vedo, tutti che vogliono lamentarsi, andare in piazza e dicendo. Però poi poche persone stanno dando una guida di come fare, Allora, chi dovremmo interpellare certo. per iniziare questo percorso e dire: ragazzi, fateci scendere l'IVA perché non ce la facciamo proprio. C'è da rinegoziare tutti gli affitti di tutti i negozi, almeno per un anno, perché non ce la fa, perché già Ma prima non vedi, andava bene. Francesco, Francesco, allora, se io parlo e cerco di ci vuole tanto coraggio, no? Tanto coraggio perché quando tu ti metti in trincea, o sei un folle o hai conoscenza nella materia. Allora, quello che serve oggi a noi è proprio un profilo tattico che è un insieme di argomentazioni, tutte quante vere, tutte quante che quando le si presentano, no, a un tavolo importante, le persone non possono dire tu sei un pazzo. Perché? Perché si dimostrerebbe dov'è la democrazia, mi segui? E Sì. dov'è invece la dittatura? Dov'è l'appropriazione indebita? Pensa che parola, l'appropriazione indebita. Questo governo si è appropriato illegittimamente delle risorse aziendali di questo paese. Queste sono parole che hanno, no, non è che sono astratte, sono vere perché? Perché io portandoti non gli esempi, ma la vericità di come si dovrebbe fare strategia all'interno del nostro segmento, non possono dirci di no, anzi ci devono chiedere scusa. Perché? Perché hanno gestito male tutto quello che poteva essere l'evoluzione delle nostre aziende. Prima di dire io politico, evasore a un'azienda, io devo riuscire a capire dove ho portato quell'azienda, come l'ho distrutta quell'azienda, perché magari quell'azienda è un'azienda che vive in borderline e quindi deve assolutissimamente avere delle vie di fuga, perché la burocrazia che fa comodo solo alle procedure politiche,
deve essere eliminata, deve essere semplificata, e se viene semplificata ovviamente nascerà un'azienda che da piccola può riprendere ossigeno e si può evolvere e si può migliorare e può ampliarsi. Nella nostra proprio terra, nel nostro paese, dovrà nascere un prospetto di economia politica. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna riuscire a trovare la strada migliore perché ci sia una rinnovazione proprio della nostra categoria, non nel fare la cotonatura o fare il taglio più bello, perché quello è la procedura della nostra arte che già noi facciamo, perché noi investiamo soldi, viviamo la passione, viviamo l'amore, e quindi quando che riceviamo una cliente, che possa essere dell'avvocato o l'avvocato stesso, qualsiasi persona importante che entra nel nostro salone, anche la persona diciamo più semplice, perché è la massaia, anche se ce ne sono poche, o la persona che è in pensione, noi sappiamo darle il massimo, perché costruiamo bellezza. John Hallyday diceva che il parrucchiere potrebbe essere la persona più influente di ogni comunità. Si dice al parrucchiere quello che non si dice al dottore. Ma infatti, guarda. Ecco perché noi abbiamo la grande opportunità di cambiare pure noi il mondo dal nostro punto di vista di comunicazione dentro il parrucchiere. Sì, però la comunicazione che non c'è tra parrucchieri. Il problema dell'italiano. 39 nazioni adesso stanno cercando di scoprire questo vaccino tutti insieme, ma noi tanti parrucchieri, e ce ne stanno veramente tanti bravi, ma non ci possiamo unire tutti quanti per trovare e diventare più forti come stanno organizzando. Ascolta, Francesco, sicuramente tu sai che ci sono tanti canali, no? Proprio in questo coronavirus sono nati tanti canali su Facebook, WhatsApp, Instagram, no? Dove si è parlato soprattutto ed esclusivamente del nostro mestiere, no? Quindi si sono raccontate storie meravigliose degli anni 70, degli anni 80 e degli anni 90. Ma non si è toccato il tema più importante. Il tema più importante è questo, perché se no morirà in questo paese la migliore scuola, la migliore accademia, morirà il migliore imprenditore parrucchiere, si frantumeranno tutto quello che può essere il migliore dei valori. E se io fossi un politico non andrei a vedere il taglio migliore in questo momento, ma andrei a vedere il valore della persona che si alza la mattina e difende la sua azienda e difende il suo team, perché è la persona che poi paga il team, fa scuola, ricerca, dà informazione, fa bellezza, certo. E quindi questo il parrucchiere va stimato, va elogiato, certo. No, va difeso, capisci, come categoria, certo. Ovviamente io nel mio dire, dove mi sto esponendo, guardo un po' tutto, no? Perché io ho amici che hanno ristoranti, che hanno i bar, so persone di valore, credimi, so persone che quando che loro lavorano ci mettono il loro massimo, prendono il caffè migliore, prendono i materiali migliori per dare il servizio migliore, quindi sono persone veramente di grande spessore, ma quando vengono poi ghettizzati, strumentalizzati, derubati da tutto quello che è un sistema veramente allucinante. Quindi io sono per la difesa della famiglia, sono per la difesa dell'individuo, sono perché come leader io dico che la leadership va costruita anche nel team, e la persona e le persone che nel team sono quelle più brave vanno elogiate in una maniera, ma quelle che sono meno brave vanno difese e vanno costruite, perché pure loro possono diventare persone di valore e di spessore. Quindi lavorare così tutto tondo a 360 gradi. Oggi
i miei 60 anni li voglio vivere così, abbracciando la categoria, per dimostrare che l'epoca dell'amore, dall'era industriale all'era informatica, adesso siamo passate all'era dell'amore, che dobbiamo ancora tutti quanti un po' sviluppare, ecco, questa quarantena. Guarda, noi siamo entrati, caro Francesco, noi siamo entrati nel mondo della robotica. L'intelligenza artificiale, io parlo con Alexa molto spesso, lo prendo per mano. Bravo. E però questo, ecco, questo ci deve però, ci deve far riflettere, perché se noi perdiamo e diventiamo approssimativi, quindi perdiamo la morale, che nella morale invece c'è la forza della reazione, e quindi di individuare come ci dobbiamo alzare, come dobbiamo essere attenti, se no diventeremo dei robot di carne. E non va bene questo, non va bene. Allora, nel principio, ricordati quello che ti dico, perché io ho avuto la felicità, la fortuna di lavorare dentro al marketing, no? Di alcune aziende. Lo so. E quindi che cosa dovevo fare? Dovevo dare dei progetti che erano stabili, dei progetti che avevano una verità a lungo raggio. Capito? Quindi che non erano la tendenza del momento, ma dovevano diventare mode. Allora noi oggi siamo dei brand viventi, ma non dobbiamo diventare dei derivati. Il derivato è qualcosa di osceno nel sistema numerico della finanza. E noi siamo dentro a questo circuito. Quindi dobbiamo essere delle persone effettivamente che, uno, dobbiamo riabbracciare i valori che sono fondamentali. Dobbiamo unire i valori e dobbiamo consacrare quello che è l'evoluzione di questa economia politica, ma che a far sì che possa difendere sia la vita che la natura. La natura, noi viviamo dentro al micro e macrocosmo, e queste sono realtà preziose che io non le posso scordare, perché farei male a qualsiasi vita nascente. E devo avere questa responsabilità come persona, devo sentire questa responsabilità, perché se no i bambini del futuro di questa terra saranno risucchiati nelle ombre più buie. Non va bene, capito? Ecco perché parlo con il cuore e con la fede di dire possiamo veramente fare tanto. Tanto, perché quando io vedo un collega di 50 anni che rischia la chiusura della sua azienda, del suo negozio, ma non ho le strategie per poterlo portare dentro la mia azienda, ma non per strumentalizzarlo o farlo sentire un fallito, no, per darle quella possibilità che in altri paesi già c'è, ma noi non l'abbiamo mai vissuta, per darle la possibilità che io magari dal giorno dopo io comincio a fare i servizi fotografici, perché lo porto a tirar fuori le idee migliori. Ma è proprio per questo. E questa è la bellezza del nostro mestiere. Adesso è un momento favorevole per applicare quelle competenze in altri paesi dove ha funzionato e dove funziona nel nostro paese. Certo. Guardiamo, dobbiamo però avere la possibilità che ce le facciano fare. Dobbiamo infilare questo paletto, ma tutti insieme dobbiamo infilarlo, questo paletto. E tutti insieme. Me, te, vedi che c'è. E allora, tu sai che uno dei miei maestri quando ero ragazzo, proprio ragazzo, è stato Trevor Sorby. Fantastico. Personalmente la mia carriera io non l'ho mai raccontata, e perché ero il ragazzo ombra, ero quello che rispettava i suoi maestri tutti, dai pazzi ai mediocri ai più forti. Io ero lì a imparare, imparavo. Tu devi sapere che alcuni maestri che sono stati i miei maestri, tipo Joshua Calvin,
Cioè, sono stati fatti baronetti dalla regina Elisabetta. Noi siamo il nulla. Noi siamo il nulla di questo paese. Noi non siamo proprio menzionati. Qua ci sono delle persone che veramente fanno male a chi ha conoscenza, perché loro sono privi di conoscenza. Certo. E si permettono ovviamente di entrare nella macchina blu, di essere portati a spasso, si permettono di mandare emendamenti, decreti, che veramente offendono dall'industriale che ha veramente i 500, i 1000 persone sotto di lui e che fa la bellezza di questo paese, di questa nazione, alla piccolissima impresa che invece fa la manifattura e con le sue mani fa delle opere d'arte. Certo. Qua la nostra terra poteva essere una terra tra le prime in Europa, anzi era la prima in Europa, grazie al turismo, grazie all'arte, grazie agli scienziati migliori che abbiamo. Tu lo sai che ci sono dei virologhi che sono stati messi in quarantena? In quarantena non vengono menzionati dallo schifo che c'è in televisione, ci sono da quello che è, che... mamma mia, tutte sbagliate, Francesco, tutte sbagliate, sono tutte accettate. Però mi dispiace, a me tutto questo non mi pesa, mi si scivola. Mi scivola addosso. Abbiamo fatto un po' di crosta per questo. Aspetta, Francesco. Sì, sì. Allora, io continuo a dirti: sì, però attento, perché io proprio nelle mie varie dirette, no, ho fatto l'esempio dei clochard. I clochard non muoiono di virus, ma muoiono o per il. Esclusivamente per il troppo freddo, gli si ferma il cuore, perché muoiono quasi sempre quando c'è il calo della temperatura, sì. Se no riescono a resistere a qualsiasi intemperia, e loro hanno un organismo dove si potrebbe dire che sono malnutriti, dove mangiano approssimativamente, no? Però hanno delle difese immunitarie fortissime, no? Allora ripeto, noi qui oggi non dobbiamo pensare di essere visti come, e io potrei essere il primo, no? Ah, ma tu sei pessimista. No, no, io ti dico che se tu vuoi che io ti porto nella giungla, io ti dico, attento, perché il ragno non sta dentro all'Xbox, non sta dentro alla PlayStation, che gli spari al ragno più velenoso. Tu ce l'avrai tu per tu il ragno velenoso. Quello vero. E ti potrebbe mizzicare. Certo. Capisci? E quindi in questa realtà, perché stiamo vivendo un surrealismo pazzesco, ma il surrealismo non visto nel quadro, e quindi in una espressione culturale dove l'artista dipingeva e trasmetteva il surrealismo. Qui stiamo vivendo un surrealismo di vita, che è ben diverso. Quindi noi sappiamo che l'OMG fa male, ma abbiamo un governo che accetta l'OMG e quindi che arriva il grano dal Canada. Se io fossi un industriale che ovviamente faccio la pasta, io vorrei il grano italiano, comunque vorrei un grano che possa difendere il principio di intento e comunque fare soldi, perché guarda che i soldi si possono fare. Ovviamente se tu vesti una politica distorta è una cosa, se tu vesti una politica nobile è un'altra. Quindi io posso portare una nazione non vessata dal PIL, dallo spread, dai bond, dagli euro bond, dal MES. Perché? Perché la costruisco forte, forte, con i migliori semi. Cioè, bello, bello, educati, programmati, è questa la vita. E ce l'hanno un po' mascherata. Si chiama programmazione neurolinguistica mondiale. Questa ci hanno programmato, ci hanno fatto una pista neurale che le cose funzionino in un certo modo. Sta solamente a noi trovare, Francesco, altre soluzioni. Lo sai,
Francesco, scusa, io sono una cascata in piena, scusami, scusami. Oggi la Però chiacchierata è proprio questo, tu mi devi dire tutto quello che senti, perché delle volte quando io ti seguo mi sfugge e oggi ho la grande opportunità di ascoltarti cuore a cuore, registrata, dopo la manderemo in diretta, grazie proprio Francesco. per... Allora, Francesco, guarda, io dico no, ti ricordi Pannella? Sì, Pannella. fantastico. Via Piedimarmo, Allora, c'avevamo un Pannella negozio e era lui questo. tutte le mattine facevamo colazione insieme. Per dire, io vivevo al centro di Roma Ok. e vivevo vicino a casa, lo conoscevo perfettamente. Pannella era una persona, a prescindere, ascolta, della verità, la sua rivoluzione faceva la rivoluzione vera, faceva lo sciopero della fame, lo vedevi smunto, diventava verde, e però era concreto, coerente tra quello che faceva e quello che diceva. Poi ovviamente anche lui viveva di compromessi, perché il compromesso, visto nella parte culturale ed espressione, diciamo, di fede, il compromesso serve, ma un compromesso sano, ben bilanciato. Invece oggi noi abbiamo dei governanti e quindi stanno dentro a un sistema che offendono la miglior cultura. È la migliore espressione che può avere un libero cittadino. Libero non è. Perché? Perché viene strumentalizzato ovviamente nella parte produttiva. Allora, a noi in questo paese che cosa ci hanno portato a sviluppare? Devi fare 10.000 perché poi avrai uno. Pensa che paradosso. E invece qualsiasi economista sano ti direbbe: no, Francesco Gallori deve fare se 30, ma non deve essere strumentalizzato, se 15 non deve essere strumentalizzato, perché la matematica che avrà come peso, perché lo Stato deve essere comunque sovvenzionato dalle aziende in qualche modo e maniera, ma deve avere un peso fiscale proporzionato alle sue capacità, sia se fa tanto, sia se fa poco. Invece, la realtà degli industriali ti diranno perché tante industrie sono scappate dall'Italia, perché tante realtà importanti di marchi fortissimi in Italia sono dovute andare via, per la defiscalizzazione. Allora, se c'era sanezza da quest'altra parte, dai processi politici, dovevano trovare delle strategie per riportare le grandi industrie in Italia. Sei d'accordo? Giusto. Quindi, cosa è successo? È successo che è nata una politica europea, europeista, che ovviamente ha offeso tutto, ha offeso l'agricoltura, ha offeso il nostro settore, ha offeso qualsiasi principio di azienda. Ovviamente noi oggi siamo in un mondo che è il mondo della bellezza e il mondo dell'estetica ha un PIL abbastanza importante. C'ha diciamo una industrializzazione che facciamo numeri importanti, siamo un buon indotto. Essere gestiti e strumentalizzati in questo modo, in questa maniera, non c'è stato nessuno che ha detto: ragazzi, qui serve uno scudo per le aziende, per la nostra categoria, perché? Perché così non si può andare avanti. Ovviamente, prima del Covid-19 c'era questo, eh? Non Cioè sono dimenticato. la calata è successa da dopo gli anni 90, c'è stata veramente il declino totale, che è la discesa totale. Tu pensa che io, e questo l'ho detto in una mia diretta, ho avuto banalità, fortuna, ho avuto la possibilità di conoscere persone che lavoravano veramente per multinazionali tipo la Shell, l'Agip, la Esso, e lui mi diceva: l'Italia sta entrando in una dittatura fiscale. Purtroppo questa realtà italiana
anche se io guadagno bene, sto bene, però non accetto più le atrocità che ci saranno nel prossimo futuro. Mi disse, io me ne vado in pensione, no? Ovviamente lui non vive più in Italia. Ma questa cosa però io me la so portata negli anni. Perché me la so portata negli anni? Perché non è che non è successo quello che lui ha detto. Cioè, un individuo che faceva il professionista e che lavorava aveva predetto quello che sarebbe successo in Italia. Quindi, ovviamente, Francesco, io non so se hai notato, no? Parlo della mia categoria e sono una persona che potrebbe oggi ridisegnare un progetto economico, politico per le piccole, medie e grandi imprese della coiffure italiana. Quello sono Sai che d'accordo, cosa sono significa d'accordo. questo? Guarda, diciamo. Perché quello che io ti vado a dire sarebbe il toccasana per ricominciare a costruire un indotto Senti, a me mi dove tutti piacerebbe, potrebbero essere. io sono pratico, mi piacerebbe farmi una chiacchierata insieme a te. Questa mattina è stata a impulso. Stamattina ti ho visto a Villa Pamphilj, come tutte le mattine, che è la tua perla di sentirti bene, e ti ho coinvolto in questa chiacchierata, che è una partenza per cominciare a dare consigli pratici per come fare un qualche cosa. Già da tanto tempo tante persone stanno spingendo a te personalmente di prendere una posizione. Ma ogni cosa ha un tempo suo. Guarda, Francesco, Che ne sai? La chiacchierata guarda. può accendere un qualche dibattito che per trovare delle soluzioni. Punto. Allora, Franci, guarda, ti lascio questa riflessione. Ok. Io così perdo il sorriso, perdo la comunicazione di quello che vorrei dirti e quindi entro in una chiusura. Questa storia qua la dobbiamo sconfiggere. Dobbiamo essere noi uniti a sconfiggerla, perché Bene. se no nessun altro ci darà la libertà di abbassarla e di sorridere, di tornarci ad abbracciare, Certo. perché un abbraccio, un bacio, un sorriso, respirare, ampliare i nostri polmoni è la L'effetto vita. specchio non ce l'avremo per un periodo di tempo. Sai, io sorrido e tu sorridi. Tu E in... Beh, allora cosa serve? Bravo. Che cosa io ci serve sto in questo inventando delle momento? mascherine un po' Ritornare. particolari. Oggi pomeriggio ne vado a Sì. prendere tre, una prova, perché possiamo scrivere qualsiasi cosa in queste mascherine e io la vedo come moda. Al di fuori del problema, ma la vedo come moda, è un modo come un Non altro ci modo. dobbiamo, ecco, attento, non ci dobbiamo adattare alla moda. Non ci dobbiamo adattare alla moda. Noi dobbiamo ritornare nella nostra mente più forti di prima. Perché ti voglio ricordare una cosa, caro Francesco. Quando tu stavi nelle stelle, come me, ci Sì. sono stati uomini che per i loro ideali hanno salvato la nazione Italia, hanno difeso la nazione Italia. Certo. Quindi dobbiamo essere patrioti, dobbiamo essere le persone che veramente onoriamo la nostra vita. E quando un politico ci parla di dittature, di razzismo, ci parla di extracomunitari, noi dobbiamo essere pronti all'altezza di dare la migliore risposta, che non sarà una risposta senza senso, ma sarà piena di coerenza di vita. Capisci, Franci? Ti voglio bene. Alessandro Presidente, Alessandro Presidente. Bene.
Dopo questa chiacchierata ne faremo un'altra, io spero al più presto, te voglio bene a tutti quanti, io spero di aver Anch'io. passato con altri amici che vedranno questa cosa qua. Guarda, sono stato veramente bene con te in questo frangente. Io. Poi ci risentiamo con calma e senti, fammi stupire, dammi un progetto per come tu lo vedi. A, B, C, D, E. E poi martelliamo. Francesco, dobbiamo martellare dove si deve andare a cercare i tavoli perché devono capire che noi non siamo persone factotum, non siamo i loro criceti. Non, adesso dal 18 in poi o dal 1 di giugno non dobbiamo pensare a entrare nelle nostre aziende per produrre in maniera irriverente anche per loro, perché Io sarà non lo un'economia posso sbagliata. fare perché il negozio che porta quattro persone lavoreranno solamente due persone e io mi dovrò Capisci? occupare di altre cose. Questo sai perché succede? Perché ovviamente non c'è stato nessuno all'interno del palazzo che poteva difendere la nostra categoria, Non che sono poteva parrucchieri capire, quelli, bravo, medici, non parrucchieri. che dovevano capire invece Guarda, come aiutare. la lanciamo qua. Dato che c'hanno tutti questi specialisti sul coronavirus, ma perché impiegano qualche specialista parrucchiere e scrivono questi decreti in una certa maniera per fargli capire che non funziona come stanno a far loro? Punto. Tutto qua, no? Ma guarda, io ti posso dire questo, ti posso dire che abbiamo un processo di governo inaccettabile, perché questa è stata una guerra vera e propria. Sì, Quindi se io ero lo Stato e quindi ero il governo, mi prendevo la responsabilità di dire ogni segmento che cosa ha necessità. Facevo ovviamente con gli esperti di dovere, ma poi scaricavo in ogni azienda quello che poteva essere dalla mascherina a un protettivo, a un igienizzante. Perché? Perché le aziende già le avevo messe in una situazione di difficoltà. Perché badate bene, un governo che si Il rispetta, uno Stato che paradosso, si rispetta, non ci sono guanti per lavorare. Tutti i grossisti certo. non c'hanno materiali. Mo. Ma perché i materiali che adesso sono alzati, sono lievitati i costi, ne Sì, vogliamo parlare? quello è un Se altro problema. si dovrà sovraccamminare, si dovrà sovraccamminare di innanzitutto non ci sono state sanificazione, farla, non farla, devi fare, cioè non c'è stata una chiave chiara di quello che doveva essere, cosa fare e come fare. Ma io Quindi siamo credo andati alla che, rifusa. scusa un attimo, oggi tiravano fuori il decreto? Sì, Stavano ma oggi è troppo tardi, caro vabbè, Francesco. stavano Una fuori. nazione, allora è come quando tu mi dici, no? Stai tranquillo, ma stai dentro allo tsunami. No, no, io non sto tranquillo se sto dentro a uno tsunami. Io mi preoccupo, capisci? Sia se sto dentro un albergo e sia se sto, io mi preoccupo, quindi devo essere uno Stato deve essere all'altezza di affrontare i temi che può affrontare una nazione, sia dettata dall'esterno e quindi dai mercati internazionali, da quello che può essere delle corruzioni internazionali, perché una corruzione può partire da un altro paese, però mi investe anche a me, e quindi devo essere all'altezza di questo. Non devo avere persone competenti che possono essere la difesa di una nazione. Perché? Perché Francesco sta a fare i capelli, perché l'agricoltore sta coltivando il miglior pomodoro e perché l'industriale sta lavorando nella migliore ricerca di quello che potrà essere l'industria che gli appartenenza. Quindi io, nel momento che vado ad ascoltare a livello mediatico le contingenze delle economie estere, dovrò essere all'altezza di capire dov'è la fregatura e dovrò fermare questa fregatura. Perché? Perché io lavoro per la nazione, lavoro per i cittadini. Grazie.
Bene, c'è tanto da fare, che figata, Luca, come dice andiamo. Daniele Benedetti, è un pischello che io seguo da qualche anno, che è un po' spirituale, però mi piace. Però poi va bene, Alessandro, Ti voglio bene, dai, ti voglio ciao, bene pure a ciao. te, ci aggiorniamo.